Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Laboratorio di talenti. Salve a tutto il gentile pubblico di Casimiri Radio, qui è sempre Mattia e Elena che vi parlano e vi danno il benvenuto a questo nuovo appuntamento di Laboratorio di Talenti. Quest'oggi, amici, avremo un ospite d'eccezione, imprenditore dell'anno 2022, è con noi Matteo Minelli. Ciao ragazzi. Ciao Matteo. Allora, oltre ad essere imprenditore dell'anno 2022, quest'anno ti hanno consegnato anche il premio Piatangelo della città di Gualdo Tadino. Tu da gualdese doc quale sei? Come ti sei sentito? Guarda ragazzi, mi sono sentito molto più emozionato, mi sto sentendo molto più emozionato oggi a stare qui con voi, perché io ho fatto il vostro stesso percorso scolastico, quindi è emozionante ricevere un premio all'interno della propria città, dove uno vive, dove fa impresa, però è altrettanto emozionante parlare con voi, perché veramente vi stimo. Grazie. E vi ho nel cuore. Grazie mille. Grazie. Ora parliamo, andiamo un po' su domande un po' più personali. Quindi lei ci ha detto che ha fatto lo stesso nostro percorso di studi, il liceo scientifico, giusto? Sì. Una volta terminati questi studi, lei, cioè, come è partito? Quali sono stati i primi passi che ha mosso in questo mondo dell'imprenditoria? Naturalmente quello che sto per dirvi non dovete prenderlo alla lettera, però ero, purtroppo per fortuna, poi con il senno del poi, per fortuna, ero l'unico della mia classe che non ha proseguito con gli studi universitari, quindi ho finito la maturità scientifica e ho iniziato subito a lavorare presso l'azienda di famiglia, che era una piccola azienda artigiana a conduzione familiare, e quindi facevo, non vi dico la verità, non mi vergogno, il muratore vicino alla betoniera. Quindi ho iniziato un po' quasi per gioco, perché in attesa di partire come militare, perché all'epoca si faceva ancora il militare, e decisi di andare a guadagnare qualche soldino con mio nonno e decisi di andare a fare proprio il muratore, ad imparare il mestiere. E da lì mi sono un po' attaccato, affezionato a quella che era l'impresa familiare, conduzione familiare. Sì. Il rapporto che avevo iniziato a intrattenere con i clienti di mio nonno, storici, e io mi sono sostanzialmente da subito pentito di aver fatto la domanda per partire come militare, e ho deciso di continuare questo percorso imprenditoriale fatto poi di alti e bassi. Certo, però vedo che i risultati sono stati ottimi, credo, no? Diciamo che sono stati ottimi, non mi sento ancora arrivato, ho tanta strada da fare, tanta ne ho fatta. Se mi guardo indietro, in tanto tempo, anche poco, ho costruito qualcosa di importante, ma ora quello che è ancora più importante è che devo proseguire questo percorso, stare attento, continuare su quello che è stato fatto, migliorare sempre, gli stimoli non mancano mai. Ad oggi hai moltissime attività, moltissime aziende. Qual è quella che ti gratifica di più? Guarda Elena, per assurdo è quella più piccola, quella dove tocco con mano il prodotto finito, che è quello del birrificio Flea, no? Certo. In termini di volumi, di fatturati, è veramente piccola rispetto a tutto il resto del gruppo, però è quella che mi dà maggior soddisfazione, perché poi parto dalla terra, dalla nostra terra, quella di Gualdo Tadino, coltivando un qualcosa con le nostre mani, con le mani dei collaboratori, e vedo il prodotto finito che poi esportiamo in 15-16 paesi diversi. Quindi non vi nego che quella lì mi dà maggiori soddisfazioni. È chiaro che tutto il resto, tutto l'altro percorso imprenditoriale che ho fatto, non è di minore importanza, però quella della birra Flea è una storia veramente particolare, a cui sono attaccato particolarmente, perché me la sono vista, non perché le altre attività non lo siano, ma quella birra Flea è veramente partita quasi per gioco, per hobby, e oggi è diventata un piccolo fiore all'occhiello non solo per me ma per la nostra città. Credo che tutti possiamo anche confermare che sia molto buona, perché esatto. Quello poi dipende dai gusti, però sicuramente stiamo migliorando. No, assolutamente. È ottima. E nel suo ruolo, cioè il ruolo che lei ricopre all'interno dell'azienda, quanto è importante il rapporto con ovviamente con i dipendenti, ma anche con il cliente? È fondamentale, perché in un mondo dove non si trovano più le maestranze, purtroppo il rapporto con i collaboratori è sempre difficile, non si sa mai se si sta nel giusto oppure no. Quello che ho deciso di fare è di creare un qualcosa di particolare anche come luogo di lavoro, però anche lì è sempre difficile rapportarsi con i propri collaboratori, c'è sempre chi si lamenta,
sempre che si sente arrivato, quindi cerco sempre di mettermi anche un po' al loro posto, e credetemi è la cosa più difficile, quella con i clienti ancora di più, perché oggi in un mondo sempre più globalizzato quello che fa veramente la differenza, e soprattutto globalizzato e saturo di tutto, perché oggigiorno tutti facciamo tutto, quindi a volte noi pecchiamo un po' di esuberanza e pensiamo che il mondo l'abbiamo inventato noi, invece noi siamo solamente di passaggio. Sì. Oggi il mondo per voi ragazzi e per noi anche imprenditori è nelle nostre mani, perché è molto piccolo rispetto a quanto si creda, e quindi è veramente difficile, soprattutto non instaurare il rapporto con il cliente, ma portarlo avanti che sia duraturo nel tempo, diciamo arrivare a un rapporto di fiducia reciproca, fidelizzare il cliente. Quindi le relazioni sono veramente importanti, ma soprattutto ti danno degli stimoli. Bene, grazie mille. E a noi che terremo insomma per entrare nel mondo del lavoro, che consiglio ci dai per diventare buoni imprenditori? Guarda, oggi è veramente difficile, io ho due ragazzi, due bambini, voi state uscendo, mia figlia entrerà al liceo, quindi è veramente difficile dare dei consigli. Io quello che ho fatto e quello che sto facendo lo faccio perché piace a me e non lo fa per i miei figli. Sicuramente lo sto facendo anche per il posto dove vivo, perché io dico sempre che sono di passaggio. Quindi qualora riesca a lasciare un'impresa florida, è un bene da tutelare per voi ragazzi. Ragazzi che non devono essere solo esclusivamente i miei figli, figli che li lascio molto liberi di decidere. Quindi il consiglio che vi posso dare è di studiare il giusto e vivere. Okay? Avere un'apertura mentale ampia, ascoltare tantissimo, essere curiosi ed inseguire un sogno. I sogni sono tutti realizzabili. E ve lo dice una persona che oggi è partita il primo di luglio di un lontano 1998 o 99, passati gli anni, subito dopo la maturità scientifica vicino alla betoniera, e oggi comunque ha una società quotata in borsa. Ripeto, non mi sento arrivato, ma abbiamo creato un qualcosa di veramente importante. Quindi i sogni sono fondamentali da inseguire, e tutti i sogni sono realizzabili se ci sono delle basi a monte. Bene. E in conclusione parliamo un po' di sport, perché anche lo sport ha fatto parte della sua lunga carriera. Quindi quanto è stato importante lo sport? Prima mi viene in mente il Gualdo Casacastalla, ma poi anche il padel, quindi se ce ne può parlare. Allora, in primis lo sport è stato importante farlo io personalmente come atleta. Sì. Mi ha formato il tennista. Ah, tennista. Quindi mi ha formato tantissimo. Il rapporto con l'avversario, la voglia di arrivare, quando sei in campo sei tu contro l'avversario. Mentalmente il tennis è uno sport difficilissimo, però che ti forma tantissimo, perché un piccolo calo di concentrazione, indipendentemente dalla tua capacità tecnica, può portarti a vincere o a perdere una partita. E io l'insegnamento che ho avuto dallo sport l'ho applicato fedelmente al mondo del lavoro. Mondo del lavoro dove devi mantenere alta, diciamo, la tensione, mentalmente non devi mai scendere e cadere in basso, perché basta un piccolo passo falso e poi non è il cliente e o il tuo competitor che hanno la meglio sentita. Quindi a me è servito tantissimo, ma non solo, mi è servito proprio per avere uno stile di vita sano, che poi me lo sono ritrovato a lungo nel tempo. Oggi mi manca, anche se cerco di ricavarmi delle piccole ore per me e per continuare a fare quello che a me piaceva tantissimo. Lo sto insegnando ai miei figli, lo stanno portando avanti anche loro. Quindi lo sport è tutto, lo sport è vita, lo sport è voglia di arrivare, lo sport è inseguire dei sogni da sportivi e poi da lavoratori. La parentesi sul calcio è nata un po' per gioco. Io non sono un appassionato di calcio, anche se ho dei soci che sono degli ex calciatori. E il mio sport preferito sono tutti gli sport che si praticano con un manico, quindi con le racchette. Lo seguo anche poco personalmente. Non vi nego che è stata una bella parentesi, costosa per me in termini economici. Mi sono reso conto che tutto quello che fai in ambito sportivo, da sponsor, presidente, puoi portare la squadra a giocarsi la finale
di Champions e non hai fatto nulla. Quindi ti dico, anche quello mi ha dato degli insegnamenti. Yeah. Mi ha dato degli insegnamenti positivi. Prendo sia il buono che il brutto delle cose, in modo tale da poter imparare. Forse approfitto di prendere a volte il peggio delle cose che mi sono accadute nel corso del tempo, perché sono quelle che mi hanno insegnato di più. Quelle che mi hanno insegnato a risolvere le varie problematiche che poi ti si presentano quotidianamente, anche a livello lavorativo. Lo sport è vita. Oggi abbiamo, l'ho trasformato anche in un lavoro, perché comunque con i vari centri padel che oggi abbiamo, dico vari perché abbiamo iniziato proprio la scorsa settimana in Croazia un nuovo centro padel insieme sempre a Marco Materazzi e Andrea Barzagli, con i nuovi campi che saranno pronti per fine aprile, quindi continua anche lì lo sviluppo in nuove iniziative, però è soprattutto per voi oggi, dove la vita sembra per voi giovani essere un mare in burrasca, lo sport è un qualcosa a cui aggrapparsi. Grazie mille Matteo per la tua disponibilità e grazie anche a te Mattia. Grazie mille Elena, ovviamente ringraziamo tutto il gentile pubblico che ci ha prestato questi 10 minuti in compagnia, quindi qui da Casimiri Radio, arrivederci. Grazie a voi.